Sotto stress, specie se non siamo ben addestrati, riusciremo ad agire solamente con movimenti grossomotori. Nessun movimento fine uscirà. Però possiamo sfruttare questa naturale maniera di reagire utilizzando parti del corpo forti e istintive da usare. Okay? Non quindi i pugni, per i quali ci vuole un buon addestramento, altrimenti si possono rompere nocche e polsi, ma i palmi o posizione delle mani abituali. I palmi sono eccezionali, facili da usare, ok? Sotto stress la persona dà schiaffoni, proprio perché è un movimento naturale, ok? Possiamo migliorare l'uso del semplice palmo utilizzando questa parte, che è la parte più dura e resistente, ok? E questi colpi vanno molto molto bene per colpi in linea diritta, dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso o proprio diritti, ok? Dalla semplice posizione di guardia posso usarli in maniera esplosiva verso, okay, vari punti di pressione o semplicemente verso il naso, con la mano avanzata, con la mano arretrata, ok? L'importante è non mostrare il caricamento nel difendersi. Cosa vuol dire? Se ho le mani a protezione non devo caricare e poi andare a colpire, non devo caricare e poi andare a colpire, ma dalla posizione di guardia, boom, parto direttamente senza preavviso. Ok, relax, da dove sono? Attacco, 1, 2, dall'alto verso il basso va benissimo, dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto è ottimo. Okay. Posso usare il palmo per dei colpi circolari alle tempie, molto molto naturale come movimento, o posso usare le nocche come per bussare. Siamo abituati a usare queste nocche, non richiedono particolare abilità o addestramento, quindi colpi circolari con le nocche. Boom. Anche qua cerchiamo di non caricare per colpire, ma semplicemente partiamo a difenderci. Quindi palmi, questa zona qua, eccezionale. Nocche, questa zona qua, eccezionale.